vedo nelle gallerie d'arte, in tanti altri posti, vedo cioè, un bullone, un rotolo di scotch, il significato, cioè il libretto di istruzioni per capire un'opera d'arte, secondo me deve essere più immediata la faccenda, dopo ci sono tanti tipi di arte, però non voglio trasmettere, non ho niente da trasmettere se non il divertimento, cioè quando l'arte diventa troppo complessa, troppo macchinosa, a me personalmente non piace più. Sono Marco Mantesso di Bassano del Grappa. Ho cominciato questa attività circa 5 anni fa per puro caso, aggiustando la marmitta della mia vecchia 500 del 73. Da cosa nasce cosa? Eccoci qua, in mezzo a quintali di rottami ferrosi che raccolgo senza sosta dappertutto. I pezzi che faccio, le opere che eseguo vengono proprio nell'immediato, non cerco altrove l'ispirazione. Per i primi 2 anni i soggetti più ricorrenti sono stati senza ombra di dubbio gli insetti, perché gli insetti mi piacciono molto per forma, per la varia natura che hanno questi animali. In genere non faccio mai schizzi preparatori. Non sono io che cerco il soggetto, è il soggetto che cerca me. Ad esempio è capitato che guardando un estintore ci ho visto una libellula. Il mio lavoro non è altro che risolvere problemi, tirar fuori una libellula da un estintore e far capire anche alle altre persone che vedono e eventualmente apprezzano o meno come possa diventare una libellula un estintore, e quindi trovando anche il telaio di un motorino e vedendoci un canguro, il mio lavoro è semplicemente risolvere problemi. È un lavoro più che artistico, quasi matematico, direi. Pezzo al quale sono particolarmente affezionato è la mantide religiosa, che è una scultura abbastanza grande, alta 2,5 metri, con un ingombro di 2 metri per 2, che è stato il secondo lavoro che ho fatto dopo aver scoperto la saldatrice con la marmitta dell'auto. Per le mie sculture uso preferibilmente oggetti che la gente butta via. Non mi dispiacciono neanche oggetti nuovi, sempre di ferro, però preferisco cose vecchie, cose destinate all'ecocentro. Mi piacciono molto di più perché ha più senso di dare nuova vita a queste cose vecchie piuttosto che alle nuove che hanno già una vita loro.